Eccoci qua, benvenuti. Vedo che appunto cominciate ad arrivare a giungere, vedo che abbiamo già anche con noi il nostro ospite di oggi pomeriggio, che quindi appunto invito subito a... E intanto appunto che tutti gli altri ci raggiungono altresì. Ecco, bene, Eccoti. benissimo, ce Ciao l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Bene. Valentina. Buongiorno, buon Ciao. pomeriggio, grazie Grazie. mille. Allora, riaggiusto, ecco, grazie mille di avere accettato appunto il nostro invito. Abbiamo con noi Gabriella Belli, Fondazione Musei Civici di Venezia, e quindi siamo onorati appunto di averla con noi in questa piccola chiacchierata su canali che appunto si diceva non ci sono estremamente familiari, ma che appunto stiamo imparando ad usare in questo tempo di lockdown. Una brevissima introduzione, poi entriamo nel vivo. Appunto, io sono Valentina Zucchi, responsabile mediazione valorizzazione Muse Firenze. Naturalmente porgo a tutti i nostri spettatori, a Gabriella, il saluto e il ringraziamento del nostro presidente, dell'assessore alla cultura del Comune di Firenze. Abbiamo avviato questi appuntamenti appunto sul nostro canale, Talking About Museums, non tanto perché ci piaccia l'inglese a tutti i costi, quanto perché nel programma avremo con noi anche appunto alcuni ospiti stranieri e perché appunto effettivamente non soltanto la situazione è pandemica, ma è una situazione universale davvero in cui ci troviamo immersi. E ci faceva piacere, ci fa piacere condividere con altri appassionati, esperti e grandi professionisti dei musei questa situazione che sicuramente è particolare per tutti, unica, eccezionale, che stiamo vivendo rimboccandoci le maniche e che vede appunto scenari diversi da quelli che avevamo programmato, prospettato. Tutti i giorni Muse Firenze è impegnata nel cercare, diciamo, di mantenere un dialogo vivo e attivo con i tanti nostri visitatori, in questo caso virtuali, e fruitori virtuali. Abbiamo avuto nelle passate edizioni appunto un dialogo sia con Trento sia con Milano, e oggi abbiamo Venezia, una città che vediamo appunto particolarmente vicina a Firenze, per la sua natura, per le sue caratteristiche. Infatti appunto siamo particolarmente grati a Gabriella Belli di essere qui con noi, perché effettivamente appunto è una rete di musei quella che Gabriella rappresenta, in una città altamente turistica quanto l'è Firenze, e quindi particolarmente segnata da questo momento. Gabriella, intanto, se vuoi appunto salutare i nostri ospiti e già Beh, io fatto qualche primissima grazie. riflessione. Grazie Valentina, grazie a tutti. Insomma, è una condizione un po' particolare, ma diciamo che abbiamo imparato tante cose anche ad utilizzare dei mezzi, dei sistemi che forse, beh, nella mia generazione, diciamo pure, non c'era neanche la possibilità di imparare. Però devo dire che anche per noi è diventato un sistema fondamentale per comunicare con le persone dal lavoro agli affetti, insomma. E in questo senso abbiamo imparato cose nuove e questa forse è la cosa più bella che poteva capitare durante questo periodo di fermo, di silenzio, di fermo, di riflessione. Insomma, diciamo che è così. Certo, hai detto delle cose giuste. Firenze e Venezia sono due città d'arte che vivono di un turismo culturale. Mi permetto di dire, forse per certi aspetti, la zona, la Venezia storica, ancor più di Assolutamente. Firenze, perché passato il Ponte della Libertà, tutto il comparto meraviglioso della città storica è veramente in questi decenni via via si è votato completamente al turismo culturale, anche con una riconversione in questo senso di molte strutture abitative, residenziali, verso invece B&B, hotel, eccetera. Quindi in questo momento la città sta soffrendo e patendo molto. Anche se diciamo, è di una bellezza incredibile, Immaginiamo. perché non, vista così, Venezia veramente nessuno, credo, da generazione a generazione ha potuto vederla con questo silenzio, con questa pace, con questa primavera meravigliosa, tra l'altro,
che ci sta regalando, credo, a tutta Italia delle giornate magnifiche. E infatti, appunto, una piccola parentesi, così, visto che la piattaforma e lo stile è decisamente informale, appunto, naturalmente ci stiamo vedendo da casa. Io sono a Fiesole e tu sei a Venezia. Veramente in questo momento sono a Verona, perché okay. Io abito a Verona e poi durante, quando o a Venezia. Quando diciamo, è stata l'ultima volta che sei andata a Palazzo Ducale e hai attraversato questa piazza vuota? È stato verso prima dell'8 di marzo, quando tutti abbiamo chiuso. Ero a Venezia perché appunto sono, poi in realtà vivo quasi sempre a Venezia, e quindi ero lì e già però la città incominciava ad essere molto rarefatta dal punto di vista del pubblico, delle persone. E poi voglio ricordare alle persone poi che sono qui insieme a noi che poi Venezia era uscita, devo dire, bene dall'acqua grande del novembre. E quindi già noi avevamo fatto un grande sforzo per recuperare il nostro pubblico, per recuperare tutte le persone che ci seguono abitualmente, perché l'acqua alta, che era arrivata, se vi ricordate, a 187, quindi a una cifra mai vista, se si esclude, voglio dire, il tempo della grande alluvione che ha colpito pure Firenze. Quindi noi ci eravamo un po', come dire, rimessi. Appena rialzati. Esatto, e questa cosa del coronavirus ci ha proprio, come dire, arrestati, no? Sulla strada del recupero complessivo anche di tutte le nostre strutture. Ricordo che abbiamo ancora Palazzo Fortuni e Capesaro che erano in procinto di concludere i restauri, ma che hanno dovuto evidentemente bloccarsi per questa cosa del coronavirus. Ecco, quindi diciamo un aspetto che magari può essere anche, come dire, curioso per chi ci ascolta. Noi in questo momento abbiamo un piccolo presidio naturalmente di sorveglianza, nonostante appunto i musei siano chiusi al pubblico. Voi come siete organizzati? Oltre a un presidio, tutti anche la parte di restauro di attività l'avete sospesa? Quindi. Allora, noi abbiamo sospesa tutta l'attività. Io poi ricordo che noi siamo una fondazione di proprietà, con un unico proprietario che è il comune, però noi siamo una fondazione così dire privata, di diritto privatistico in qualche modo, e quindi diciamo che il nostro noi ci siamo trovati dopo l'8 marzo, immediatamente abbiamo messo le persone in smart working. Questa è stata la prima azione che abbiamo fatto nel mese di marzo. Poi via via ovviamente la previsione di tempi purtroppo più lunghi hanno costretto una gran parte del personale a essere messo con questi contratti di solidarietà, il FIS, e una parte ancora invece lavora, soprattutto diciamo l'apparato, c'è un presidio forte per quanto riguarda gli apparati ovviamente gestionali, amministrativi, perché nulla si ferma in questo momento nella parte strettamente amministrativa organizzativa, e poi c'è un presidio che riguarda la parte comunicazione social che abbiamo lasciato e education. Quindi abbiamo cercato di mantenere ancora attivi non solo i canali appunto di comunicazione con il nostro pubblico, però ci siamo anche un po' mossi per continuare a conservare attivi anche alcuni canali di ricerca che rimangono comunque basilari per la nostra fondazione. Mi fa piacere perché appunto ovviamente nessuno di noi si è potuto confrontare, ed è proprio questo anche il valore aggiunto di queste conversazioni. Devo dire che anche nel nostro caso la situazione è analoga, no? Quindi sono rimasti appunto i piccoli presidi, ed effettivamente le parti, diciamo, i dipartimenti di comunicazione e di educazione, tutti coloro che diciamo concorrono a questa vita sociale del museo, pur virtuale, sono diventati effettivamente vitali, perché diciamo noi appunto, no, l'unico battito di vita che stanno dando i nostri musei è quello virtuale. Ecco, in questo senso, appunto, in questo mese e mezzo quasi ormai di museo chiuso ma aperto appunto in un altro modo, qual è l'iniziativa che, o diciamo il filone, il principio che, come dire, che è rimasto più nel cuore e che ritieni, diciamo, di maggior valore per voi e per il pubblico? Ma sai, noi credo abbiamo avviato questo
questo esame, queste, chiamiamole così, racconti, storie, per quanto riguarda un po' le opere della Fondazione. E abbiamo fatto una scelta delle cose un po' più curiose, più nascoste, e quindi abbiamo costruito queste narrazioni circa 2-3 volte alla settimana su degli oggetti curiosi che però permettono in qualche modo non solo di far capire la collezione, l'ecletticità della nostra collezione, per cui andiamo dai lampadari ai mobili, agli stipi, alle monete, ai quadri, ai dipinti, insomma ai tessuti, e quindi anche far capire un po' la natura della nostra fondazione, dei nostri musei. Ma anche sono tutti racconti molto curiosi perché entrano proprio nel vivo della storia culturale, economica della città, perché insomma questi oggetti hanno delle vite nascoste, io dico la vita segreta delle cose, ecco, diciamo che è un po' così il titolo, tant'è vero che dicevo proprio con i miei collaboratori, il lavoro è stato fatto con l'aiuto di tutti noi conservatori, curatori, con un ottimo ufficio che ci ha poi seguito, Valentina Avon, che ha, come dire, fatto la collezione di tutti i materiali che noi conservatori, curatori abbiamo dato. Però mi piacerà veramente, penso che lo pubblicheremo, perché è un racconto appunto che riguarda molto l'identità di Venezia. E poi voglio che rimanga una testimonianza anche cartacea, credo ancora molto, sai, nel valore del libro, e quindi vorrei che rimanesse una testimonianza cartacea di questo periodo lungo, faticoso. Poi ci sono state belle iniziative promosse attraverso, per esempio, Palazzo Ducale, che è un po' la gemma della fondazione. Certo. E abbiamo fatto recentemente questa bella iniziativa ai MISV Palazzo Ducale, quindi tutti quelli che hanno voluto hanno mandato molte immagini, molte fotografie. Insomma, cerchiamo costantemente di Di essere attivi. mantenere. Certo, rendiamoci conto che c'è una ridondanza di informazioni. Io Assolutamente. questo lo capisco, è difficile bucare lo schermo in questo momento, però sono convinta che magari non è facilissimo trovare nuovi, come dire, visitatori virtuali, però sicuramente fai sentire a quelli che normalmente ti seguono che dire che la cultura resiste, no? E che i musei Infatti resistono. è un bel messaggio questo, appunto parlavamo appunto di consolazione, di distrazione, di evasione, no? Nel momento in cui siamo dentro questi quattro muri delle nostre case, quindi la cultura appunto ha il suo senso e andremo ad approfondirlo. Quello che dicevi appunto è assolutamente vero, nel senso che la mole di contenuti è veramente alta. Enorme. La differenza può essere solo il come, e quindi appunto effettivamente lo stile è importantissimo, perché sappiamo bene che non è l'informazione pura e nuda e cruda che è quella che resta. E appunto poi questo sapore che dicevi, molto autentico, no? Veramente la vita segreta delle cose, effettivamente interessante, fa parte appunto di questo stile. In questo senso siamo ancora e sempre più vicini, perché anche noi come rete di musei ci troviamo appunto un palazzo vecchio che tutti conoscono davanti a Piazza Signoria, ma anche una Fondazione Romano che quasi nessuno conosce in Piazza Santo Spirito. Ed effettivamente questo valore di rete, ho visto appunto guardando un po' e seguendovi un po' che avete giustamente cercato di dare spazio a tutto, insomma, diciamo, no? A tutto il panorama museale ricchissimo che avete, e restituendone proprio la facies, l'aspetto più autentico, l'aspetto, il sapore più genuino, no? In un certo senso, no? Quindi non Sì. andando solo su quello che il gran tourism, no? Di un tempo richiede, giusto? Sì, ci siamo, Sì. come dire, ci siamo educati a spostare un pochino lo sguardo dalle cose più, forse più note, più famose, che fanno anche di Venezia quella che è nel mondo, come di Firenze, per, diciamo, portare luce su parti delle nostre collezioni, in questo caso specifico, che sono, come dire, apparentemente residuali, ma che hanno un valore identitario fortissimo, perché in questo momento io credo che la questione dell'appartenenza, dell'identità, i musei, i veneziani, hai capito? Come i fiorentini, cioè Assolutamente. devono sentire che lì sta veramente la culla della loro storia. E quindi i musei hanno una funzione in questo modo
diciamo anche di terapia, se così vogliamo dire, no? Perché so che perché in fondo c'è, ecco, il patrimonio resiste, il patrimonio c'è, noi continuiamo ad averne cura e questo è importante perché poi alla fine quello che rimarrà di tante civiltà è la stratificazione delle civiltà, delle persone che sono passate nei nostri luoghi. Quindi in questo senso lo spostare leggermente lo sguardo da ciò che è, diciamo, per definizione, magari turistico, meravigliosamente bello, ma il meravigliosamente bello in questo momento è meno importante del meravigliosamente autentico, no? È assolutamente vero. Tutto questo premettendo che sia voi, sia noi, sia tutti, insomma, nessuno di noi ha avuto il tempo di pianificare largamente. Questo No. credo che sia nessuno di noi aveva fatto appunto un piano editoriale a lunga scadenza, si era dotato di strutture e strumenti, diciamo, specifici. Da un giorno all'altro, da un sabato a una domenica, ci siamo trovati a casa e a dover dire come prosegue la vita dei musei. E appunto, vedevo appunto anche una domanda e l'avrei posta. Appunto, oltre a musei diversi, noi abbiamo pubblici diversi, cioè tanti pubblici. Come noi, vedo che voi anche avete lavorato molto con le famiglie, con i bambini, anche con gli adulti. In tutta questa, diciamo, panoramica ricca di offerta, come vi siete mossi e come ritenete giusto muovervi rispetto appunto alle varie tipologie di pubblici che possono interloquire con noi? Chiudo dicendo, considerando che forse chi ci potrebbe avrebbe voglia di seguirci anche in maniera, come dire, un pochino più profonda, lunga, lenta, diciamo così, che è un pubblico over 60, diciamo over 65, magari è quello proprio meno attrezzato dal punto di vista delle strutture informatiche, no? Quindi magari è più penalizzato rispetto al momento, no? Perché magari appunto non frequenta tanto Facebook o Instagram. Cosa ne Ma pensi? senti Valentina, io devo dire la verità che noi in qualche modo abbiamo in ogni caso sia, io penso Venezia come Firenze, certo noi abbiamo delle città che sono certo per moltissimo per i giovani, però hanno un turismo veramente eclettico, diversificato, che va da tutte le età, tutte le tipologie, perché sono, come dire, dei bacini straordinari di cultura che sono degli attrattori al mondo, perché diciamo bene che Firenze, Venezia, Roma, cioè Milano, cioè le grandi città italiane, così come i gioielli straordinari della nostra Italia, beh, non c'è un brand, l'Italia non c'è, io credo, un brand così forte dal punto di vista della sua comunicazione. E in questo speriamo per la ripartita, perché non c'è un altro paese che ha, secondo me, diciamo questo mood così straordinario dal punto di vista dell'offerta culturale come l'Italia, per la bellezza architettonica, Assolutamente. storico-artistica, nell'insieme voglio dire, ecco, io non faccio il discorso che noi abbiamo di più di altri paesi, non è questo, ma è come dire l'omogeneità e la potenzialità di strutture di questa rete straordinaria. Però è anche vero che noi, rispetto al nostro pubblico, cerchiamo di costruire dei messaggi che possano essere, in ogni caso, gradevoli per le più giovani generazioni, perché sono assolutamente curiosi, no? Io penso, per dire, alle calzature che portavano le donne nel Cinquecento, con questi super tacchi di Eh oltre certo, 20 abbiamo centimetri. anche le Ecco, cioè delle pianelle cose buffe che Eleonora di possono anche Toledo. incuriosire veramente le persone. Dall'altra parte, però, io credo che il vero sforzo che noi stiamo facendo adesso, e con maggio incominceremo a farlo in maniera più consistente, è quello di spiegare alle persone che noi, quando apriremo, saremo dei luoghi sicuri, che noi per primi saremo in gioco dentro le strutture, quindi la nostra sicurezza è la Certo, sicurezza del nostro è pubblico. certo. E questo, secondo me, è una cosa importante perché rispetto, per esempio, ai teatri o ai cinema, noi abbiamo più facilità nella gestione un domani Degli spazi. dell'apertura e dell'emergenza. Quindi noi stiamo adesso, in questo momento, stiamo lavorando per costruire un messaggio importante per dire alle persone,
alcune cose su Venezia che non avete mai visto, oggi potete vederle perché c'è una condizione oggettiva che non si ripeterà, speriamo, nel futuro. No. E poi soprattutto il problema, torniamo, quindi capisci, voglio dire che noi stiamo lavorando per il futuro, ottimisticamente, certo, pensando ad una riapertura che ci porterà pubblico italiano, che ci porterà soprattutto i veneziani all'inizio. E ci arriviamo tra un secondo. Volevo soltanto appunto tornare un momento, hai detto, no, ci prendiamo cura, no? La cultura resiste, ci prendiamo cura. Come sai, uno degli slogan è la cultura cura. Ecco, credi che sia proprio così? Che cosa abbiamo fatto noi musei in questo periodo in cui appunto gli ospedali erano pieni e tante persone avevano altro a cui pensare e comunque appunto erano chiuse in casa? Qual era e qual è secondo te la funzione più, poi alla fine, vera dei musei, al di là di ogni retorica, in un periodo come questo e in generale? Ma sai, senza retorica, però diciamo pure che la cultura in genere e i musei, attraverso gli strumenti che sono propri, nel nostro caso il patrimonio artistico, eccetera, parlano di valori. Parlano di valori della civiltà, di valori identitari, di valori etici, di storie del passato che ci aiutano a ripensare il nostro presente. Ecco, diciamo che in questo senso non è retorico dire che in fondo i musei fanno parte di quei luoghi un po' magici, anche un po' misteriosi, che in qualche modo ci aprono la porta dello spirito e per chi naturalmente sa aprire questa porta dentro di sé. Non è detto, i musei sono anche belli da vedere, cioè, c'è anche un aspetto, estetico, piacevole, la bellezza è una cosa che arricchisce la vita di tutti. Però la vera fruizione del museo e il senso del museo come luogo del patrimonio della nostra civiltà è molto più profondo, perché è il luogo che detiene i valori della nostra civiltà. Quindi tocca a noi naturalmente metterli in scena, farli capire, spiegarli, a condividerli. No? Però ecco, questo io non credo che sia retorica. Io non avrei fatto questo mestiere per tanti anni come l'ho fatto e lo sto facendo se non avessi sempre creduto in fondo a questa funzione, diciamo, etica all'interno della società che la cultura deve avere. Assolutamente, no, su questo appunto ora diciamo appunto sottolineavo l'aspetto perché a volte è visto, no, come qualcosa di estremamente paludato, ma è evidente che anche noi siamo in prima linea super convinti di questo, dà senso alle nostre giornate, dà senso alle nostre vite e appunto è anche lo sforzo nostro, e dico nostro parlando di entrambi, perché appunto restituire questa profondità, questa complessità a una mole così ingente di visitatori per quanto riguarda sia Firenze sia Venezia non è sempre facile, no? Quindi riuscire a coniugare appunto quello che si dice qualità e quantità e dare un senso, quello che uno, insomma, diciamo, delle frasi della nostra visione è proprio, no, restituire ai visitatori qualcosa affinché escano più ricchi di come sono entrati, no? Questo è un po', certo, come dire, la linea su cui ci muoviamo. E quindi andiamo appunto a questo prossimo futuro. Prossimo futuro che, come suggerivi, appunto sicuramente dialogherà con i residenti, con gli italiani, ci auguriamo, con una comunità appunto di cittadini che più che mai credo si siano avvicinati ai nostri musei. Peraltro ricordo appunto la vostra card dei veneziani e la nostra card del fiorentino, no? Proprio per cercare di stimolare un dialogo con la cittadinanza. Vi state iniziando a organizzare? Come vi state iniziando a organizzare? Come pensate di muovervi, appunto, stante una cornice più generale che verrà data appunto dal governo, e che orizzonti vi siete dati? Questo perché appunto anche noi, iniziando a vedere la luce in fondo al tunnel, stiamo ragionando di primi piccoli e possibili scenari, anche perché non è soltanto un fattore di ripartire con la macchina, ma proprio di, come dicevi, restituire il senso più alto della vita, no? Se vogliamo, quindi alla fine sì, come sono superati, parole grandi, no? Ma sono parole grandi, però diciamo nella dimensione mai, diciamo, di ambizione, ma con molta umiltà, sono parole grandi che noi vogliamo utilizzare con molta umiltà, naturalmente, perché non deteniamo nessun sapere assoluto e nessuna conoscenza assoluta. Però
Ecco, noi ci stiamo organizzando pensando a che cosa? Pensando ad una ripartita. La proiezione nostra è naturalmente, come dicevo prima, il tema bellezza in sicurezza, come dire, il museo in sicurezza. E quindi lavorare affinché la gente arrivi un messaggio chiaro rispetto al fatto che tornare nel museo è sicuro. E questo significa, e con questo stiamo lavorando molto a spron battuto, per mettere, diciamo, in cantiere tutte le prescrizioni che immaginiamo il governo ci darà dal punto di vista sanitario. Io lo dicevo con i miei collaboratori, non importa il giorno che apriremo, anche se speriamo di aprire il Ducale nel mese di giugno, però non importa tanto il momento in cui noi apriremo, importa essere pronti. Non Assolutamente. vogliamo, insomma, come il coronavirus ci ha un po' bloccati sulla via di Damasco, diciamo, ecco, noi vorremmo invece in questo momento Essere prepararci. preparati. Prepararci. Allora, naturalmente apriremo i musei principali in questo primo momento, lavoreremo sulla flessibilità però dei musei, quindi non tutti i musei chiusi, ma magari a giornate per iniziare avremo delle persone che avremo delle aperture, magari prima il Ducale e il Correr, poi il Vetro, poi magari sabato e la domenica Rezzonico. Quindi lavoreremo un po' ascoltando anche gli umori del nostro pubblico. Ecco, rispetto a Certo. questo, scusa, faccio solo una parentesi e poi ti rilascio la parola. Rispetto a questo avrei visto che alcuni musei europei, no? Alcuni paesi europei hanno già l'idea di riaprire, no? E parlano di orari di apertura prolungati proprio per diluire appunto i possibili numeri di fruitori. Voi vi siete già fatti un'idea Beh, oppure... questo sarà Da capire. inevitabile, però noi in questo momento, come dire, andremo un po', assecondando, il processo di riapertura di tutto il paese. Quindi Certo. apriremo perché noi crediamo che, soprattutto a Venezia, il Ducale aperto è un grande segno, no? Così come la È Basilica di un'icona. San Marco, che aprirà anche loro, speriamo di aprire addirittura insieme, vedremo, ma sono segni molto importanti perché se il Ducale è aperto alla città in qualche modo, no? Sono simboli così forti Parlando come un della po' per signoria appunto, voi, no? Alcuni insomma, luoghi iconici delle nostre città. E naturalmente noi cercheremo di assecondare naturalmente l'esigenza a questo punto del pubblico. È evidente che abbiamo, diversamente forse da altre situazioni, degli spazi molto ampi. Noi, per esempio, al Ducale abbiamo dei luoghi molto ampi, non sono le mostre hanno delle problematiche leggermente diverse e infatti in questo momento noi non avremo mostre temporanee, apriremo le collezioni, apriremo i palazzi dove hai dei percorsi fluidi e ampi, per fortuna, siamo Quindi agevolati. i veneziani saranno i primi nuovi visitatori, giusto? Che Speriamo e i di sì. Ecco, fiorentini io nostri. spero che i veneziani che in questi giorni sono dovuti stare in casa, ecco, io come una specie di ritualità benaugurante, tornino verso ad appropriarsi dei luoghi che sono il segno della loro storia e anche della nostra civiltà. Sarebbe molto bello, in effetti, proprio anche come segno, come dici tu, come simbolo, no? Di ripartire appunto con chi è in realtà è detentore proprio di questo patrimonio, ovvero i cittadini. E di questi visitatori virtuali, perché appunto stiamo facendo tanto, ci stiamo impegnando tanto, no? Le poche risorse che si hanno sono tutte orientate verso il virtuale o quasi. Che cosa ne pensi? Sono visitatori che poi torneranno a visitare i nostri musei oppure... Come in parte si diceva, sono visitatori che fruiscono del museo in un altro modo. Parlavi prima, no, di questo sapore dei musei, di questo, come dire, di questa magia dei musei. Secondo te, virtualmente riusciamo a restituirla o manca sempre quel qualcosa? Te lo chiedo perché poi anche quello che ci chiediamo noi sono altri modi, no, di mediare la cultura e di condividerla. Però appunto ci chiediamo anche noi che cosa succederà di tutto questo e se proseguiranno i due canali oppure se invece è un qualcosa che andrà piano piano a spegnersi. Cosa ne pensi? No, guarda, sicuramente non si spegnerà perché in ogni caso
soprattutto nel nostro paese, io credo che questa abbiamo imparato delle cose che non vogliamo perdere, quindi saremo più bravi e continueremo a mantenere questi due livelli, almeno questa è la promessa che io con i nostri, i miei curatori, conservatori, insomma con il mio staff ci siamo fatti. Bisogna che noi continuiamo a mantenere questi due livelli rafforzandoli. Io sai, penso veramente che questo sia anche un pubblico diverso, eh? Non credo, e credo quindi che ci siamo conquistati un pubblico diverso che magari non verrà nei nostri musei, ma non importa. L'importante è dare prodotti e diciamo suggestioni culturali di alto profilo nella semplicità della comunicazione, avvicinando quindi un po' il mondo intero che vive molto di più magari sui social che non ha la possibilità di venire a Venezia o a Firenze per altre cose. Noi dobbiamo conservare questo pubblico perché è preziosissimo. Sapere che probabilmente o forse non tutti torneranno o verranno a vedere i nostri musei, ma abbiamo diciamo intrapreso una strada insieme. Starà a noi mantenerla. Sarà noi essere in grado dopo, quando apriamo e saremo tutti presi dalle aperture e anche dalla difficoltà, dobbiamo tenere fede a un impegno, e cioè conservare questo pubblico meraviglioso che ci ha dato anche, ha dato senso alle nostre giornate e ai nostri musei. Quindi terremo questo pubblico, sarà un settore che vogliamo rafforzare. E penso che tutti noi dobbiamo farlo. Assolutamente. Ricordiamocelo tutti quando appunto poi ripartiremo nella convulsione. E condivido in maniera particolare perché appunto per due ragioni. La prima è che, come accennavi, abbiamo raggiunto persone che magari appunto fino ad oggi non avevano dialogato con noi. Quindi è stata effettivamente, come dire, un'opportunità importante per fare quello che il museo vuole. Cioè tendenzialmente ogni museo vorrebbe essere parte della vita di ciascuno, no? Però sappiamo bene che il pubblico dei musei è solo una piccola parte di tutto lo spettro. Quindi per primo è un valore grossissimo quello che siamo riusciti faticosamente a raggiungere, di dare senso per primo, giustamente come dicevi, alle nostre giornate, alle giornate di chi ha iniziato a seguirci e magari non ci conosceva. E poi anche perché ci sono tante persone che potrebbero non poter venire mai e appunto a cui offrire un servizio ma virtuale è effettivamente e per le quali appunto offrire un servizio virtuale è un grosso valore, perché appunto dall'altra parte dell'oceano avevamo anche nella scorsa conversazione persone che ci seguivano davvero da ogni parte del mondo, ed effettivamente la virtualità che abbatte le distanze non è mai come ora così vera, no? E appunto stiamo parlando. E poi guarda, il bisogno di cultura non è mai abbastanza, e l'offerta di cultura non è mai abbastanza, mai. Non c'è un limite che si può raggiungere. Quindi da questo punto di vista io credo che se abbiamo fatto un passo non si può tornare indietro. Assolutamente. E quindi niente, diciamo, allora appunto ti ringraziamo moltissimo per tutte le cose che hai condiviso. Se ci sono alcune domande, se riusciamo a coglierle, magari lo spazio di una o due domande. Attivate la didattica, il pubblico ora è assetato, ci stiamo inaridendo, basta TV, basta internet. Questo ci dice. Beh, questo ci dà speranza. Questa è una... E poi ho visto passare una domanda che mi era molto, insomma, che apriva un problema importante. Beh, va bene, diceva un ascoltatore, va bene, ok, Firenze, Venezia, ma tutti gli altri musei, ecco, luoghi più piccoli. Ecco, io però non penso che, forse sapete, saranno forse anche più fortunati di noi. E lo voglio sperare, perché un luogo più piccolo, certo, dovranno, come tutti noi, contingentare mascherine, guanti, chi lo sa, dovremo forse lavorare tutti noi dovremo adeguarci a delle regole. Però forse le prime uscite, un po' timide, forse è più facile raggiungere un borgo, un posto vicino a casa che magari hai scoperto adesso attraverso proprio questi i social, eccetera. Quindi io sono molto fiduciosa che la ripresa avverrà dal piccolo verso il grande. Spero che sia così, perché merita anche il piccolo molto. Voglio dire, loro non, il piccolo non ha la facilitazione, se vogliamo,
che può avere una città come Venezia che, o Firenze, che vivono una condizione di tale densità culturale che sono degli attrattori loro malgrado. Sì, ma noi stessi però ci capiamo benissimo la differenza, appunto, parlavamo prima di musei grandi e di musei piccoli, noi abbiamo un museo strepitoso che è il Museo Stefano Bardini, per esempio, a Ponte alle Grazie, ma che non intercetta, diciamo, il flusso macroscopico dei visitatori turisti e che appunto ne è penalizzato, e che invece è uno dei grandi musei, diciamo, che avrà l'opportunità di essere visitato senza appunto la difficoltà delle condizioni. Esatto, bisogna dire alle persone, iniziate dal piccolo per arrivare ai grandi patrimoni, no? In qualche modo riscoprire nelle città, ma anche nei borghi attorno alle grandi città, quei luoghi che forse sono più, no, non dico sicuri perché saremo sicuramente tutti allineati sicuri, però come dire, dove l'approccio forse di una certa timidezza che penso ci sarà venuta e di una certa piccola paura, perché non possiamo negare che tutte le persone che hanno visto la tragedia che ci ha circondati in questi mesi non abbiano preoccupazione. Quindi noi dobbiamo far sì che le preoccupazioni siano assolutamente rese, diciamo, annullate, però forse iniziare anche a visitare quei luoghi un po' più isolati, un po' più sparsi, può essere un modo per ricominciare a uscire di casa. Poi naturalmente venire nelle grandi città, e nelle città però scoprire il piccolo, che ecco, forse è una grande opportunità. Infatti si parlava, no, di tutte le sfide che sono opportunità, in questo senso la storia sempre insegna, come sappiamo, è magistra vitae, e quindi anche noi, Venezia, Firenze, che negli ultimi veramente anni abbiamo vissuto in maniera implacabile, no, di grande turismo, no, di masse e anche, diciamo, di facili flussi, perché insomma è inutile negarlo che appunto in Palazzo Vecchio le persone entrino, come dire, in maniera spontanea. Abbiamo davvero l'opportunità di ragionare nuovamente, come il Palazzo Ducale naturalmente, anzi ancor più, perché appunto effettivamente Venezia ha un centro storico che raccoglie, no, in maniera ancora più stretta. Abbiamo l'opportunità di ragionare su una politica culturale diversa, appunto, che sì, speriamo di essere migliori. Io non cioè, noi ce la metteremo ovviamente, noi operatori ce la dobbiamo mettere tutta, perché come dire, le persone, il nostro pubblico, soprattutto anche quello che ci ha seguito in questo mese e mezzo, insomma, lo merita. Dobbiamo essere migliori. Certo, è anche vero che ci sono luoghi al mondo dove, no, in qualche modo si deve andare, dove si deve tornare, no? È così. E quindi da questo punto di vista noi siamo speranzosi, però migliorare l'organizzazione anche all'interno, i flussi, eccetera, beh, insomma, dobbiamo farlo, ecco, sì. E dobbiamo impegnarci a farlo bene. Beh, dobbiamo essere migliori, leggo appunto, si parlava prima di turismo sostenibile, proviamoci, Firenze appunto è città UNESCO come appunto voi, e dobbiamo cercare davvero di riuscire, diciamo, a promuovere una nuova fruizione, un nuovo modo, anche perché effettivamente appunto le piazze vuote sono incantevoli, ma ormai i musei, il patrimonio vivono, no, della società, della comunità, delle persone, quindi le aspettiamo e li aspettiamo. Certo, sai, la cultura è relazione, se manca la relazione diventa una forma di solipsismo fine a se stesso. La cultura è relazione e aprire le relazioni, dunque noi abbiamo bisogno del pubblico, virtuale o reale. È reale. Bene, allora ringraziamo Gabriella Belli per davvero, perché ci ha restituito e ha condiviso riflessioni profonde, molto vere, molto autentiche. Se c'è qualche ultima domanda, ringraziamo naturalmente tutti gli ascoltatori che sono stati con noi e che apprezziamo davvero per la pazienza, per la volontà di condividere con noi questi momenti e di vivere con noi l'amore per l'arte, per i musei, perché credo che altrimenti non sarebbero qua. Se c'è qualche ultima considerazione che i nostri ascoltatori vogliono condividere.
Altrimenti lasciamo a Gabriella un ultimo pensiero se vuole e naturalmente ci ritroveremo appunto poi fisicamente. Grazie, bravissime, grazie Grazie. Ed. Ci ritroveremo naturalmente, ti aspettiamo a Palazzo Vecchio appunto non appena sarà possibile muoversi. Aspettiamo tutti i nostri ascoltatori, li aspettiamo anche a Palazzo Ducale, cercheremo di fare meglio. E appunto ricordo anche l'appuntamento del prossimo mercoledì con il Museo Egizio di Torino, e poi via via cercheremo di proseguire anche dopo questo lockdown perché ci siamo resi conto più che mai ora, nella nostra appunto solitudine di quanto sia importante appunto bellezza ed unione, leggo ora, di quanto sia importante unirsi, confrontarsi e riflettere insieme per valorizzare al meglio il nostro patrimonio che è un tesoro unico come si diceva, come diceva Gabriella Belli. Durante questa conversazione. Ci lasciamo appunto, Gabriella, un ultimo pensiero se vuoi. Beh, insomma, devo dire che io sono grata a, diciamo, io dico spesso una frase, nel bene il ma nel male il bene, no? E quindi tutto questo ci ha insegnato a livello personale moltissimo e anche a livello del nostro ruolo di funzionari pubblici, credo ci abbia dato una lezione importante. Quindi dobbiamo mantenere fede a quelle, tutte quelle cose che nel male, appunto, ci siamo ripromessi per i momenti migliori. E questo lo dobbiamo al pubblico e anche al patrimonio straordinario che gestiamo. Migliorare il modo di gestirlo è una nostra responsabilità importante. Da questo momento dobbiamo continuare a farlo, ma farlo sempre meglio. Grazie, Bene, Valentina. condividiamo, grazie mille Gabriella, grazie mille ancora a tutti gli ascoltatori, buon lavoro a tutti e buon pomeriggio. Grazie, 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 grazie. arrivederci, arrivederci, grazie ancora.